Librando, libri in volo con Dante Cerati. Simone e Teresa, Laura e Giuseppe, ma anche Abdul, Marilu, Mario e Luciano. Sono questi alcuni dei tanti interrotti, persone la cui vita è stata spezzata da una condizione esterna, la perdita di un lavoro, l'infrangersi di un sogno. Alessia Guerrieri, nel suo libro Quando il pane non basta, per Ancora Editore, ci svela uno scenario di tristezza e disperazione, ma anche di forza e di coraggio, di uomini e donne che si trovano ai limiti della sopravvivenza, ma che hanno deciso di continuare in qualche modo ad andare avanti. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova puntata di Librando. Nostra ospite telefonica è l'autrice del libro, Alessia Guerrieri, che saluto e ringrazio. Ciao Alessia, benvenuta. Buongiorno. Il tuo libro è una rassegna di esperienze di vita di persone che non ce la fanno ad arrivare a fine mese e quindi sono costrette a rivolgersi alle mense dei poveri. Come mai hai deciso di affrontare un tema così scottante? Beh, l'idea è partita dalla mia città natale, L'Aquila, dal fatto che subito dopo il terremoto mi ero accorta che una delle prime strutture che era appunto rinata un paio d'anni dopo il terremoto era proprio la mensa dei poveri di Celestino V. In fila un giorno davanti a questa mensa avevo riconosciuto un mio amico che sapevo invece avere un lavoro, un'attività nel centro storico dell'Aquila. Mi sono avvicinata, ovviamente puoi immaginare l'imbarazzo di essere riconosciuto in fila. Da lì mi è scattata un po' la molla, anche perché in quel momento mi occupavo proprio degli aiuti alimentari che arrivano dall'Europa e del fatto che purtroppo da quest'anno il numero appunto degli aiuti alimentari è notevolmente diminuito. Queste due coincidenze hanno fatto sì che mi avvicinassi a questo mondo che già conoscevo un po', però in maniera più veloce e anche più superficiale, per affrontare non solo le storie degli ospiti che vanno in una mensa, ma le storie anche dei volontari che accompagnano gli ospiti nelle mense, perché è bene ricordare che ci sono questi due volti che si incontrano nelle mense. Quanto è importante secondo te, Alessia, il ruolo dei volontari al giorno d'oggi all'interno delle mense? Guarda, il ruolo io non vorrei sminuirlo dietro un numero, no? Ma già quantificare il numero, un esercito di oltre 5 milioni di persone, poi secondo me sono anche molto di più, è fondamentale non solo per stendere un piatto oppure per, diciamo, aiutare, no, nella gestione della distribuzione del cibo. Io mi sono accorta in questo mio viaggio, la cosa che mi è piaciuta molto di più, che si crea una relazione molto profonda tra i volontari e gli ospiti molto spesso sono degli abituè, purtroppo, e quindi per una persona che è in difficoltà vedere nella mensa una seconda famiglia e nel volontario una figura di riferimento che magari ti dice come stai, che problemi hai, proviamo a parlarne, dimmi perché sei arrivato qui, quali sono le tue esigenze, è un valore aggiunto, no, al di là dell'importanza di dare cibo a chi non ne ha. Questa domanda mi piace perché mi permette di spiegare appunto uno dei motivi che mi ha portato a scrivere il libro, perché effettivamente ci sono dei volontari che trovano nel lavoro immensa o comunque nel dare parte del proprio tempo agli altri una propria realizzazione. C'è un volontario che mi è rimasto nel cuore, io ho conosciuto a Milano Davide, lui è un ex detenuto, tra l'altro segretario di Raul Gardini, quindi una figura molto particolare, una persona che è arrivata in mensa proprio per scontare parte finale della sua pena. Lui è stato condannato per bancarotta a 20 anni di carcere, lui ha pagato il suo conto con la giustizia e oggi continua ad essere lì nella mensa della Fondazione Fratelli di San Francesco a sud di Milano, perché quella per lui è la sua vera vita, no? Lui mi raccontava della vita precedente, quella fatta di soldi, di donne, di eccessi, e invece la vera vita, la seconda dopo il carcere, in una mensa, proprio dando parte del proprio tempo agli altri, anche parte della propria storia, i consigli. Lui è un po' un punto di riferimento per quella mensa, quindi eccoli i volontari, il volto bello dell'Italia. Tu parli anche di pacchi famiglia, cioè quei pacchi che vengono consegnati a domicilio alle famiglie indigenti. Come mai è nata questa esigenza, Alessia? Non tutti quindi vogliono pranzare alle mense dei poveri? No, non tutti, soprattutto nelle piccole realtà di provincia. Mi sono accorta, la paura di essere riconosciuti, come io all'epoca ho riconosciuto un mio amico, è la paura più grande per i nuovi poveri, cioè persone non abituate fino a qualche mese prima a dover chiedere un pasto.
questo. Così molto spesso le mense si organizzano in base appunto alle esigenze del territorio, o facendo portare a casa il pasto alle famiglie che non vogliono appunto sedersi appunto nel refettorio, oppure fornendo settimanalmente, questo lo fa la Caritas ma tantissime altre realtà, dei pacchi con i generi di prima necessità che le famiglie indigenti appunto utilizzano nelle proprie case e nella privacy delle proprie case. Tu, Alessia, ti sei recata in diverse mense dei poveri, soprattutto Nord e Centro Italia. C'è uno dei racconti che hai ascoltato e riportato nel tuo libro che ti ha colpito in particolar modo? Ogni storia mi ha lasciato qualcosa, perché sono storie molto forti, molto particolari, però te ne vorrei raccontare una che è stata un po' il mio battesimo del fuoco, nel senso la prima persona che io ho incontrato in una mensa proprio romana, nella mensa Caritas di Colle Oppio, è una appunto delle storie che io racconto in maniera più ampia, perché sono rimasta quasi un pomeriggio a parlare con Antonio, questo uomo di poco più di 50 anni, separato tra l'altro da una donna molto molto facoltosa con due figli adulti. In realtà la separazione è un po' conseguenza della perdita di lavoro di Antonio, quindi di un castello quasi perfetto, una famiglia perfetta che quando finisce il lavoro incomincia a vacillare. Lui mi ha appunto raccontato che i suoi figli ormai grandi e con un lavoro non sanno che lui mangia nella mensa appunto Caritas e soprattutto che dorme in uno dei dormitori pubblici della capitale. Mi ha colpito perché lui mi ha raccontato del suo essere un papà a metà, nel senso che comunque il fatto di nascondere la verità ai propri figli, cioè io per i miei figli quando erano bambini ero un po' un supereroe, ero quello che aggiustava i giocattoli, ero quello che faceva tutto per loro, in questo momento io mi trovo a non potergli dire la mia situazione, a dovergli mentire ogni volta e soprattutto a non essere più visto con quell'ammirazione per essere il papà anche di successo, sempre in giacca e cravatta, che ero quando loro erano bambini. Quindi questa cosa mi ha colpito, ma ce ne sarebbero tante altre, potremmo stare qui fino a domani mattina, ecco. Beh, giusto che la gente poi compri il libro e legga, perché effettivamente sono molto molto belle. Nelle mense dei poveri, oltre agli italiani senza lavoro, ci sono naturalmente anche molti stranieri che sono fuggiti dal loro paese e forse avevano visto nell'Italia una specie di ancora di salvezza. Secondo te, Alessia, esiste ancora il sogno italiano? Guarda, io credo che il sogno italiano sia stato in parte costruito da un'immagine che gli immigrati, anche per la televisione che guardano, la televisione italiana che guardano nel proprio paese, si sono costruiti nel tempo. Mentre parlavi mi è venuto un flash, un giovanissimo ragazzo tunisino che io ho conosciuto nella mensa romana della comunità di Sant'Egidio, quella appunto a Trastevere, una delle più frequentate serali, lui mi raccontava poco più di 20 anni, diciamo, quindi giovanissimo, di essere il primo di 11 figli e per mesi tutta la sua famiglia aveva lavorato per mettere da parte i soldi, perché guardavano dalla televisione quell'Italia come una terra di speranza, no? Un po' come è capitato per noi italiani quando guardavamo all'America come il paese in cui si potevano realizzare i sogni. Lui mi raccontava: noi siamo partiti dal Nord Africa convinti, perché così ci veniva detto e così era il sentire comuni, che in Italia lo Stato dava casa e lavoro. Cioè io sono arrivato qui e effettivamente mi sono trovato in realtà a lavorare a giorni alterni in alcuni cantieri come manovale, ma poi non avere più nient'altro, quindi il suo sogno un po' si è infranto, come lui e anche molti altri, credo. Nel libro tu parli del villaggio della speranza di Chieti. Che cos'è e secondo te potrebbe rappresentare una soluzione a questo stato di malessere? Guarda, il villaggio della speranza è un luogo che io ho conosciuto appunto per caso, è una struttura in realtà composta da alcune casette in legno, alcuni prefabbricati in legno all'interno appunto di un terreno delle suore figlie di Maria e Gesù, che negli anni, all'inizio subito dopo il terremoto dell'Aquila, ha ospitato degli sfollati e dei terremotati. Poi comunque negli anni queste suore, che sono un portento perché sono totalmente autonome, lavorano i campi, quindi in realtà non chiedono nulla a nessuno, hanno deciso di dare a
famiglie in difficoltà, donne sole, stranieri, sfrattati, queste casette per un periodo limitato nel tempo, quindi chiunque bussa alla loro porta viene ospitato fino a quando ne ha bisogno. E paradossalmente la cosa che mi sono accorta, e mi raccontavano anche le suore, che nel momento in cui queste persone non hanno più bisogno sono le prime a non approfittarsi, cioè ad andare via e a lasciare che quelle strutture e quelle casette possano essere occupate da chi ne ha più bisogno di loro. Spesso diventa questo villaggio della speranza anche un aiuto per il comune, per tutte le realtà pubbliche che non hanno più risposte sufficienti sia economiche che di strutture per le tante famiglie in difficoltà. Sicuramente è un'esperienza da replicare, non so se in quel modo così, ma è molto bella l'aria che si respira, è un'area di famiglia e anche tra persone che non si conoscono, quindi no, molto bella davvero. Alessa, tu hai incontrato Papa Francesco, quali sono state le sue parole quando gli hai portato il tuo libro? Io gli ho scritto chiedendogli appunto un incontro prima di Natale perché volevo consegnargli questo libro. L'ho incontrato alla fine di un'udienza in Piazza San Pietro, fine gennaio. Le sue prime parole sono state: tanto quanti anni hai? E non so se dimostravo più della mia età, io sono poco più che trentenne. E lui mi ha fatto capire che effettivamente quello era un tema complicato. Si era stupito che una ragazza molto giovane si fosse, diciamo, addentrata per quasi un anno, perché il mio viaggio è durato quasi un anno in 13 città, su un argomento del genere. E poi mi ha detto appunto che è una bella testimonianza, che l'avrebbe letto con interesse, e mi ha chiesto soprattutto di pregare per lui. Io invece gli ho risposto che sicuramente avrei pregato per lui, ma era importante che lui pregasse per tanti giovani che sono comunque in una situazione di difficoltà e per tutte quelle persone di cui io raccontavo la storia nel libro. Quindi questo è stato il nostro incontro, molto semplice, guarda, veramente molto semplice. Semplice ma anche molto bello, devo dire, come solo Papa Francesco sa fare. Esatto. Molto bene, allora io ringrazio Alessia Guerrieri per essere stata con noi oggi. Ricordo il suo libro, Quando il pane non basta, viaggio nelle mense della carità, per Ancora Editore. Alessia, grazie ancora di cuore per questa bella intervista. Grazie, grazie a tutti.